10 lode è il voto ottenuto da 128 studenti della provincia di Pesaro Urbino che hanno passato con il massimo del punteggio l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ieri pomeriggio a Villa Caprile il dirigente scolastico provinciale Marcella Tinazzi, insieme al prefetto di Pesaro Carla Cincarilli, al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e all'assessore Giuliana Ceccarelli hanno voluto premiare di persona gli studenti modello in una cerimonia scombussolata dall'improvviso temporale estivo che si è abbattuto su Pesaro poco prima dell'inizio dei lavori. Colti di sorpresa, studenti, famiglie e professori, che avrebbero dovuto festeggiare nei meravigliosi giardini all'italiana di Villa Caprile, si sono riversati all'interno della dimora storica, stipata all'inverosimile, tanto che la cerimonia è stata divisa in due gruppi, causa impossibilità di ospitare tutti nello stesso momento. Un disguido che però non ha rovinato la festa, un momento speciale che viene celebrato per la prima volta e che vuole essere un ponte per rinsaldare l'alleanza scuola-famiglia, un tema cruciale per lo sviluppo sano e completo degli adolescenti. Fano ha ottenuto ben 21 studenti premiati con 10 lodi, 5 delle scuole Padalino, 5 delle scuole Gandiglio e 11 delle scuole Nuti. Abbiamo voluto sottolineare l'impegno di questi ragazzi. Da 4 anni cerchiamo di dedicare delle attenzioni anche alla scuola secondaria di primo grado, mentre era norma premiare solamente i 100 e i 100 lode della secondaria di secondo grado. Noi riteniamo che l'impegno sia un qualcosa, un dono prezioso da coltivare. Il fatto che queste ragazze, questi ragazzi inizino un percorso con questa serietà, con questa modalità così matura di affrontare l'impegno scolastico, ci pare un bel dono per il territorio, per tutta la provincia. 128 10 lode, delle famiglie che evidentemente sono consapevoli, sanno seguire i propri figli, ma soprattutto hanno dato valore ad un percorso scolastico. Quindi il senso di questa giornata è questo. Ed è vero, oggi c'è una bella alleanza scuola-famiglia.